Cioè, l'ultima volta che sono stato qua a lavare la Panigale V2, a qualcuno è venuto un colpo per come stavo lavando la moto con la Lancia. Ho detto, perché non ritornarci con l'Hypermotard 821 e darvi un ulteriore infarto, ragazzi? Abbiamo anche la targa provvisoria. Se qualcuno ha una conoscenza in qualche ACI alla motorizzazione, ragazzi, ho bisogno d'aiuto per rifare la targa. Datemi una mano, se è caldissimo tanto che non tiene nemmeno il sapone. Chissà cosa fa questa schiuma. Allora, ragazzi, 5 motivi per cui comprare un Hypermotard 821. 5 buoni motivi. Penso che dopo questo comprerai un Hypermotard 821. A qualcuno verrà un infarto. No, no, non lavare la moto così, che sei scemo. Con la Lancia distruggi le componentistiche. No, dai, ragazzi, facciamo questo esperimento per voi. Se la distruggiamo, la ripariamo, condividiamo la nostra esperienza e così siate sicuri che così non dovete lavare la vostra moto. Qualcuno si deve sacrificare. Qualche buon samaritano, un soldato che mette a rischio proprio la propria moto, i propri soldi per salvaguardarvi, ragazzi. Eh sì, 5 motivi per cui acquistare una Hypermotard 821. 1. Prezzo. 7500 euro, 8000 hai un Hypermotard 821. Per 8 ti vendo la mia con tutti gli accessori che ha. Secondo, estetica. 10 anni, un decennio alle sue spalle e guardatela. Bella, splendente. Terzo, il motore. Un motore 821, 110 cavalli, 89 Nm di coppia. Prestazioni da moto che costano oggi dai 15 ai 20.000 euro, sempre in casa Ducati. Quarto, l'assenza della garanzia. È discutibile, però, per chi come me ama lavorare sulla propria moto, non avere la garanzia è un plus, perché può fare tutto quello che è capace di fare, lasciare cose come il Desmo Service ai concessionari Ducati, perché qualcosa devono fare i poverini lì, se no che li pagano a fare. E quinto, i ricambi. 821 normale, questa qua, 821 Hyperstrada, che sarebbe la versione per il viaggio, e hanno i pezzi intercambiabili. Questo vuol dire che puoi trasformare questo in un 821 Hyperstrada con i cosi da viaggio. E non dimentichiamoci la 939, che sarebbe la versione Euro 4 di questa, con il motore più grande che passa da 821 a 937 cavalli e newton metri di coppia, forse siamo lì, non li so proprio, ve lo metto in schermo. E avete tanti pezzi sul mercato dell'usato da poter utilizzare. Quindi questi sono i 5 motivi per cui io penso che valga la pena comprare un Hypermotard 821, e farò altri video sul perché 5 motivi per non comprarla. Se vuoi sapere quali sono, iscriviti, lascia un pollice e soprattutto attiva la campanella, che se no i video non li vedi, YouTube non te li fa vedere. È stato un piacere, ragazzi, da Falù nella moto, e spero che a nessuno viene un colpo perché ho lavato la moto con la Lancia come ho fatto con la Panigale V2. Vi lascio il video a fine video e vi lascio il link in descrizione. È stato un piacere, adesso l'asciughiamo e andiamo a casa. Ciao, 2 euro pagato.